Di che cosa parliamo dunque oggi? Oggi cominciamo a introdurre il tema dei modelli, cioè di come possiamo modellare gli elementi del ciclo idrologico con alcuni programmi software. La strada che abbiamo scelto è quella di usare una infrastruttura che si chiama OMS3, che sta per Object Modeling System. E in particolare noi usiamo i modelli che sono stati prodotti all'interno del sistema GeoFrame. Quindi, se vogliamo dire, questo è un framework di sviluppo e questo è un sistema. Un system. Che differenza c'è? Beh, OMS3 in pratica un software che offre delle possibilità di costruire i modelli in un certo modo. In particolare, l'idea è che si può costruire, se per esempio noi abbiamo un modello che calcola che ne so, l'infiltrazione, chiamiamolo modello di Richards, RI. Questo modello di Richards, per esempio, ha bisogno della lettura di dati di precipitazione e poi ha bisogno di la scrittura di elementi per la scrittura dei dati. In passato questo tipo di modellazione, cioè il calcolo delle precipitazioni, la lettura delle precipitazioni, l'esecuzione dell'equazione di Richards e la scrittura erano tutti contenuti in un modello. Unico. E questo non è di per sé sbagliato, però supponete che adesso questo modello di Richards, queste sono operazioni che adesso segniamo magari in rosso, questa è un'operazione informatica, mentre in azzurro segniamo le operazioni che sono fisiche. Questo modello, poi i risultati di Richards, per esempio, vogliono venire dati in pasto ad un altro modello che cosa calcola la stabilità dei pendii. Il modo di operare del passato era quello di costruire un singolo modellone che comprendesse tutto quanto, quindi via via che si richiedevano funzionalità, il modello cresceva sempre di più, il codice sempre più grande, fino a diventare ingestibili. Allora l'idea di OMS è proprio quella di separare queste parti, adesso questo lo mettiamo così, lo disegniamo in modo diverso. Dire, beh, la parte di stabilità dei pendii noi la possiamo costruire separatamente. Dopodiché, fra questi due modelli costruiamo delle interfacce, in particolare l'equazione di Richards può dare delle informazioni in input al modello di stabilità, il quale poi avrà come output, per esempio, la stabilità, la mappa della stabilità. E qui avrà altri output. Nello stesso tempo il modello di stabilità potrà richiedere altre informazioni che, per esempio, richiedono delle analisi geotecniche. Questi dati vengono anch'essi a costruire una nuova componente che poi possiamo unire al modello principale, cioè l'idea di OMS è di costruire tutti i modelli complessi che fanno operazioni complesse attraverso una serie di elementi che si chiamano componenti.
Questo ha grandi vantaggi da molti punti di vista che poi io vi illustrerò domani, magari con maggiore dettaglio. Il codice rimane piccolo, l'autore di ciascuna parte del codice è ben definito perché in genere sono persone diverse che agiscono, però noi possiamo alla fine prendere tutto quanto, unirlo in un solo modello e creare una soluzione modellistica. Il software che quindi voi userete sarà costruito in questo modo, quindi ha una grande flessibilità di uso, una facilità anche di uso perché voi imparate gli elementi che semplicemente vi servono e viceversa scartate gli elementi che non vi servono. E questa sarà la vostra, quella che chiameremo poi da domani in poi modeling solution, soluzione modellistica, non un vero e proprio modello. Che cos'è poi geoframe? Geoframe è un insieme di queste componenti. Vediamo se riesco a staccarla qui. Geoframe è un insieme di componenti. Ecco, ci sarà uno componente che calcola, che interpola le precipitazioni che noi non vedremo per altre. Una componente che calcola Richards in 1D, una componente che calcola Richards in 2D. E così via, molte componenti. Alcune di queste possono essere usate anche alternativamente. Tutte queste componenti sono state sviluppate dal mio gruppo. Il OMS invece è stato prodotto, anche se noi abbiamo in parte contribuito almeno a alcuni sviluppi, è stato costruito all'ARS di Fort Collins in Colorado, Fort Collins. E l'autore è principalmente Olaf David. Mentre il geoframe ci sono vari contributori, di cui uno sono io, un altro è Giuseppe Formetta, un altro è la Maria Laura Bancheri. Niccolò Tubini, Concetta D'Amato, adesso li sto, devo nominare tutti adesso, Michele Bottazzi, Francesco Serafin, Daniele Della Torre. Mi pare di averli nominati tutti, sono stati i miei studenti e tutti hanno contribuito a questo gruppo, ma alcuni lavorano adesso in altri posti e continuano a utilizzare Geoframe e OMS. Questi tools sono open source, fanno varie operazioni, alcune di queste le vedremo, possono essere combinate. E in realtà in questo corso noi non combineremo molte, forse alla fine potremo combinare per esempio Richards 1D con il calcolo dell'evapotraspirazione, ma con un modello che si chiama Prospero. E
E con un insieme, e questo è in realtà un altro modello che ha preparato Concetta, e quindi useremo questo insieme di modelli. Non è che questi modelli siano sempre originali, questi implementano soluzioni modellistiche che sono consolidate nella letteratura e altre, peraltro, soluzioni modellistiche che sono un po' meno consolidate e che non trovate da nessun'altra parte. E i risultati poi sono integrati all'interno sono presi all'interno di notebook di Jupyter e voi li userete, quindi userete sia Jupyter che poi invece i modelli che sono costruiti in GeoFrame. Il linguaggio con cui li abbiamo costruiti è Java. Per tutta una serie di ragioni che, se volete, poi anche vi spiegherò, e anche perché poi OMS3 è un framework costruito in Java. E per collegare le componenti bisogna imparare qualcosa, bisogna imparare come collegare le componenti. E adesso non scriviamo troppo. Imparare come collegare le componenti. Queste componenti si collegano con degli strumenti che si chiamano SIM. File.sim sono i file che stanno ad indicare le simulazioni. Questi file hanno una certa struttura che illustrerò durante la lezione. Una volta che si sono costruiti i sim file, che si sono collegate le componenti giuste, che si sono messi a posto i dati in input, si possono eseguire i programmi desiderati, per esempio il calcolo dell'equazione di Richards. Solitamente il tempo di calcolo è irrisorio rispetto a tutto il tempo che va dedicato alle altre azioni, e quindi alle volte passa sottotono, ma in realtà i moduli che richiedono meno tempo di calcolo sono stati quelli che alla fine hanno richiesto tantissimo tempo di sviluppo. Per esempio, il modello che voi utilizzate di Richards in 1D, utilizzerete di Richards 1D, ha richiesto ben più di un anno di sviluppo solo per il codice, le revisioni del codice, tutte queste cose. E poi per non andare a parlare degli algoritmi che contiene, che sono algoritmi numerici particolari, i quali sono emersi da almeno 30 anni di analisi numerica. Quindi noi, fornendovi questi strumenti, vi portiamo sulla cima di una montagna, un po' vi accompagniamo come degli Sherpa. Non è semplice, non può apparire, non, potre, vi potremmo avere insegnato magari delle cose più semplici, ma queste poi, tutto quello che facciamo ha una logica. La logica è che questi strumenti sono molto versatili, sono strumenti che voi potete usare nella vostra professione futura, sono strumenti che poi noi useremo anche. Anzi, usiamo nei corsi che insegniamo alla laurea magistrale, in particolare il corso di modellazione idrologica e il corso di acquedotti e fognature. Quindi, domani cominceremo questo percorso.